Buongiorno, benvenuto. Sono andato a Pireia. Ci mancherebbe. Buongiorno. Veramente complimenti. Benvenuto da parte di tutta la comunità di Aquileia. E... Cirino. Grazie. Grazie di, insomma, di quello che stai facendo. Queste cose, fra l'altro, io qua, nonostante io abbia mille casini, le seguo molto da vicino. Nel senso che ho anche l'assessorato Turismo e Cultura e l'Associazione Isle Sport, perché boh, c'ho un consigliere di riferimento. Oggi hai conosciuto Eros, che ha una delega dedicata proprio all'accessibilità e tutto il circuito di progetti sull'accessibilità, quindi tu anche sullo sport è molto, molto attivo. Okay. Quindi abbiamo questo tipo di progettualità da elaborare, vogliamo lavorarci. Poi come ti ho detto, non so se l'ho detto tra le righe, noi siamo un'amministrazione nuova, quindi abbiamo tanta voglia di, proprio di cambiare, di fare cose innovative, quindi sono aggiunto giovane perché abbiamo un'età media di 40 anni, quindi alla fine idee nuove. Noi facciamo quasi 1 milione di presenza là, a dormire, turismo, del turismo, quindi alla fine tanta gente. Ho detto prima, non ci siamo fermati perché lo spirito di resilienza che ci caratterizza come popolo lo abbiamo dentro, lo abbiamo nel DNA. E oggi mi permetto di salutare un amico che abbiamo avuto la fortuna di incontrare e che è la rappresentanza della resilienza, l'amico Andrea De Vicenzi, che è qua ad Aquileia per un importante progetto, che è un progetto in realtà sportivo ma di vita, ed è oggi il nostro ospite e quindi lo invito a dire 2 parole a questo splendido pubblico e vi auguro una buonissima serata ad Aquileia. Grazie mille Sindaco Emanuele, grazie dell'invito, come diceva il sindaco, con la mia squadra, con Simone, Bianca e Luca siamo capitati proprio per caso oggi dopo mesi di lavoro, dove percorreremo in 46 tappe i 930 chilometri della via Postumia. Come sapete attraversa, se non sapete ve lo racconto io, attraversa 6 regioni, 9 siti UNESCO e va e andrebbe da Aquileia fino a Genova. Abbiamo voluto inserire questa tappa zero da Grado ad Aquileia per collegare in modo metaforico i due mari. Perciò, come vedete, affronterò questi 930 km con la mia gamba, con le mie 2 stampelle, un passo alla volta, che è fondamentalmente il nostro motto sia dal punto di vista dell'attività sportiva ma anche nella vita. Perciò arriveremo il 17 ottobre e incontreremo tante persone, racconteremo la nostra pianura padana, che molte volte è un po' maltrattata, che dal punto di vista altimetrico non presenta nessun metro di dislivello e molte volte viene anche ritenuta povera di cultura, povera di persone, povera di aziende, povera di tante cose, quando invece la pianura padana, io sono padano d'Oca, abitando in provincia di Cremona, ha veramente tanto da offrire. Perciò il nostro messaggio sarà ogni giorno documentare quanta ricchezza ha la pianura padana e attraverseremo Veneto, Piemonte, Lombardia, anche la mia regione particolarmente colpita dal Covid-19, che ahimè ci porta a indossare queste mascherine. Buona serata e grazie.